Mentre un tempo le figure rappresentate dai pupi di zucchero erano i paladini di Francia, i protagonisti delle gesta epiche, cavalieri e principi su cavalli bianchi, adesso anche la tradizione si è dovuta adeguare al mercato e così si trovano sulle bancarelle, insieme alla tradizionale frutta martorana, i personaggi attuali dei cartoni animati fatti di zucchero. I bambini cercano i loro idoli contemporanei, non sanno neanche chi sono quei signori vestiti con scafandri e mantelli, sarà che forse nessuno glielo racconta più. Prima c'era tutto il rito della ricerca della frutta di martorana a casa dei nonni o anche a casa propria come simbolo di un ricordo di chi da lassù guardava e proteggeva i più piccoli. La tradizione si fonde sull'attualità, lo zucchero resta lo stesso, i volti cambiano. Anche sul versante giocattoli, i bambolotti e le pistole dello sceriffo sono stati sostituiti dai giochi elettronici per bimbi e bimbe. Risicata l'affluenza alla piccola fiera dei morti allestita in centro storico. Facciamo sempre l'impasto all'antica con la ricetta, diciamo, del nonno, le persone ci conoscono e vengono sempre a comprarla. Per i pupi di zucchero magari ora si cerca di prenderne uno più piccolino, però si vendono sempre, la tradizione, diciamo, viene sempre rispettata. Invece di prendere quello grande da mezzo chilo ne prendono di questi piccolini, abbiamo i personaggi dei cartoni animati, invece di spendere 10 euro se ne spendono 3, 4 con questi qua, Hello Kitty, Peppa Pig, abbiamo Masce Orso, i Minions, insomma tutti i cartoni animati del... Diciamo, abbiamo unito la tradizione alla...